Marcella Corsi è professore ordinario di economia politica alla Sapienza di Roma. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Senta, professoressa, è un momento particolarmente complicato questo, diciamo, complesso con la quarantena, il coronavirus, eccetera, e le domande, da farle sarebbero moltissime. Andiamo con ordine, andiamo un po' con ordine. Io partirei da questo progetto di cui lei fa parte, che è il progetto 100 esperte per valorizzare l'expertise al femminile. Come è nato questo Esattamente. progetto? Cosa fate? Ma guardi, è una rete. Come rete agiamo in modo indipendente, ma allo stesso tempo cerchiamo di darci degli elementi di supporto reciproco. L'iniziativa è nata in realtà nell'ambito delle scienze, quindi il primo gruppo di esperte che è stato messo in rete è un gruppo di donne nella scienza, tema chiaramente molto attuale anche oggigiorno, visto che si fa un gran parlare dell'assenza di interlocutori donne anche rispetto alla gestione della crisi. Quindi l'idea era proprio quella invece di valorizzare le competenze delle donne scienziate e dargli ovviamente visibilità anche rispetto ai media. Ecco, a Diciamo proposito, mi che scusi se la interrompo, ma a proposito dei media, c'è questa ricerca del Global Media Monitoring Project che dice che le donne sono proprio raramente interpellate dai media in qualità di esperte, che nell'82% dei casi vengono chiamati esperti uomini. Oh, questo determina una visione del mondo maschile. assolutamente sì, assolutamente sì, ma infatti è proprio con questo tipo di problematiche nella testa che l'iniziativa ha avuto luogo ed è nata proprio da donne giornaliste che hanno raccolto i nostri curriculum, li hanno tra virgolette selezionati, sebbene non fosse un concorso, quindi, e poi ci hanno chiesto ovviamente di fornire informazioni dettagliate anche sulle nostre attività che poi sono state messe in rete sul sito delle 100 esperte e poi hanno costituito anche la base per un volume, le 100 esperte, pubblicato da Igea. Quindi l'idea è Benissimo. proprio quella di dare spazio alle donne nella comunicazione e nella divulgazione e quindi far fronte a quel tipo di problematica che lei ha sollevato. Cioè, quando le donne non vengono interpellate, spesso la motivazione che viene posta è ma non ce ne sono a sufficienza. Ecco, il gruppo che è stato costituito vuole dimostrare nel suo piccolo che in realtà ce ne sono anche più che a sufficienza, ma semplicemente non vengono interpellate. Benissimo, quindi bisogna divulgare questa informazione e far sapere che si trovano più di 100, sono più ormai, siete più di 100 esperte, sul sito 100esperte.it e quindi siete avvicinabili, contattabili in vari settori, nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria, matematica. Ora anche economia e politica internazionale. Quindi sosteniamo questo progetto assolutamente, anche Grazie perché, per averci coinvolto, infatti. beh, grazie a lei, anche perché c'è un altro argomento, diciamo, a questo correlato, che riguarda il PIL mondiale e le donne, no? Cioè, Certo. il PIL mondiale potrebbe aumentare più di 2 punti percentuali nei prossimi 8 anni se questo gap di partecipazione delle donne all'economia si dimezzasse. Ma questo vorrebbe dire, professoressa, più ricchezza per tutti. Cosa stiamo aspettando? Allora, quello che stiamo aspettando è un cambio di quelle che noi potremmo definire le norme sociali. Purtroppo viviamo in delle società, con le dovute differenze ovviamente, non voglio fare tutto un erba un fascio, perché sicuramente la Svezia o la Finlandia non sono uguali all'Italia o alla Spagna o ad altri paesi, diciamo, del sud del mondo. Però in ogni caso anche in Svezia, anche in Finlandia, restano vive determinate norme sociali che impediscono un pieno accesso delle donne nell'ambito delle sfere economiche. Quando parlo di sfere economiche parlo in primis ovviamente del mondo del lavoro, ma parlo anche di ruoli di responsabilità, quindi spazi decisionali, parlo di cambiamenti nell'organizzazione della vita familiare. Parlo nel riconoscimento del lavoro di cura che le donne prestano tradizionalmente per ruoli familiari attribuiti su base di stereotipi,
nella cura degli anziani, nella cura dei bambini, nel lavoro domestico. Quindi stiamo parlando di un intero sistema di relazioni umane che in qualche modo va modificato. Se ne volessimo fare un ragionamento di tipo più sociologico, potrei dirle che quello di cui abbiamo bisogno è la fine del patriarcato, ma forse i nostri ascoltatori potrebbero accusarmi di un approccio troppo ideologico, e quindi preferisco parlare di donne sociali che vanno sicuramente modificate, e chissà, proprio da una crisi come quella che noi stiamo vivendo potrebbe nascere realmente un cambiamento. Io sono ottimista. Oh, bene, questo è un altro punto che vorrei toccare con lei, ma magari lo vediamo dopo. E mi fa molto piacere il suo ottimismo, perché allora affrontiamo un altro tema con segno completamente diverso, che è quello delle disuguaglianze, le disuguaglianze sociali, economiche, di genere, e questa disparità fortissima che c'è nella distribuzione della ricchezza nel mondo, che sicuramente, come dire, ci tiene in uno stallo, io credo, perché lo sviluppo non può avvenire. Allora, come si può superare questo stallo? Allora, guardi, voglio in parte collegarmi anche alla precedente domanda, perché ero rimasta in parte anche in sospeso nella mia risposta, ma mi aspettavo uno sviluppo di questo tipo. Lei mi ha chiesto prima se le donne venissero incorporate nel nostro modus vivendi, soprattutto nell'ambito dell'economia, in modo più efficiente, perché gli economisti parlano spesso di efficienza. Effettivamente lei mi ha detto che questo vorrebbe dire creare più ricchezza per tutti? Sì. La risposta ovviamente sì, ma non sono io a dirlo, lo dice un istituto importante come lo European Institute of Gender Equality, un'agenzia della Commissione Europea dedicata specificamente a questi temi, l'ha detto persino il Fondo Monetario Internazionale, lo dice la Banca Mondiale, quindi lo dicono delle grandi realtà, non solo di analisi economica ma anche di sostegno alle scelte politiche, di politica economica in particolare. Quindi non è certo Marcella Corte a sostenerlo, ma oramai c'è un'ampia convergenza su questo risultato della ricchezza. Ma il problema poi è quello che lei ha appena sollevato, cioè la ricchezza poi come viene distribuita? Quando parlo di ricchezza in realtà dovrei parlare in senso più stretto di reddito. Come possiamo coinvolgere maggiormente tutti i cittadini e tutte le cittadine in un processo di distribuzione equa del reddito o della ricchezza, se vuole? Ecco, questo presuppone cambiamenti importanti dal punto di vista anche del paradigma economico. Prima ho parlato di norme sociali, adesso mi permetta di spendere due parole sul paradigma economico, nel senso che noi chiaramente viviamo in una realtà che è quella di una società capitalistica fondata ovviamente sull'utilizzo di mezzi di produzione come il capitale e come il lavoro. Ecco, non tutti hanno accesso a capitale e lavoro nello stesso modo, e non sto parlando soltanto di sud e di nord del mondo, ma stiamo parlando insieme oggi soprattutto delle differenze di genere nell'accesso a questi mezzi di produzione. E visto che siamo oramai in una forma di capitalismo avanzato, quindi stiamo parlando di un'economia basata oramai sulla conoscenza, principalmente sulla conoscenza, o sul capitale sociale, quindi sulle relazioni, sul network, ecco che il fatto che le donne e gli uomini non abbiano pari accesso a queste forme di capitale avanzato che caratterizzano la nostra vita economica odierna è particolarmente grave. Le faccio dei semplici esempi. Donne e uomini non hanno accesso all'istruzione in modo paritario nel mondo. Ora noi possiamo pensare nel nostro piccolo che la parità sia acquisita da questo punto di vista, ma così non è. In molte parti del mondo, e ce l'hanno dimostrato anche le battaglie fatte in Asia, in Africa, da importanti esponenti, le donne, le ragazze, le bambine non hanno accesso all'istruzione. Questo è un problema molto serio di sviluppo, di crescita e di civiltà. Per quanto ci riguarda più da vicino, donne e uomini non sono uguali dal punto di vista del capitale legato all'istruzione, perché le donne spesso investono di più in istruzione di quanto non facciano i maschi, eppure i risultati di questo investimento stentano ad arrivare, perché poi le donne risultano comunque più deboli nell'inserimento lavorativo, meno pagate di quanto può accadere ai loro colleghi di sesso maschile,
impedite spesso e volentieri nelle carriere anche da quelle norme sociali che ho citato prima, ma su cui probabilmente torneremo a parlare. Spero di essere stata chiara. Io credo di sì, e anche appassionata, quindi sì, sento che, sì, che questo tema la prende particolarmente. Mi chiedevo come si può arrivare alla politica da economista, quindi questo rapporto tra politici e tecnici che non sta funzionando, perché altrimenti avremmo maggiore accesso della parte femminile in politica, in economia, nelle varie scienze, eccetera, e anche un riconoscimento diverso. Come funziona? Cioè, come fate da economiste, da economisti anche, insomma, a raggiungere la politica? Si riesce a raggiungerla in maniera chiara, in maniera produttiva? Guardi, mi ha appena detto che sono appassionata, adesso non vorrei apparire anche arrabbiata, anche se ogni tanto lo sono, per la verità. Però le cito un'esperienza recente. Abbiamo una società, noi economisti italiani, che si chiama appunto Società Italiana degli Economisti, che raggruppa più di 900 membri, ovviamente soprattutto accademici e accademiche. Proprio di recente, una settimana fa, il Presidente della Società Italiana degli Economisti ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio per segnalare il fatto che nelle task force che si sono andate formando anche per gestire il post-Covid-19, le donne sono particolarmente assenti. Oramai di task force ne sono create diverse per il Ministero dell'innovazione, per la presidenza del Consiglio stessa e via di seguito, non lasciamo da parte ovviamente tutta i numerosi virologi, epidemiologi e quant'altro che sono stati consultati, invitati a talk show televisivi e quant'altro. Beh, lei lo testimone anche, ma a me di donne ce ne sono viste veramente pochissime, sì. E se ne continuano a vedere pochissime. Nella stessa task force creata dalla Presidenza del Consiglio ci sono 4 donne su 17, quindi c'è un vero problema di accesso alla politica per le donne. Sarebbe facile dire che c'è semplicemente discriminazione. Non credo che la questione sia così semplice, ahimè. Io credo che valga il meccanismo che gli inglesi chiamano the old boy network, mi perdoni l'anglicismo, cioè il fatto che comunque si faccia prima e sia più facile interagire soltanto tra simili. Quindi il problema non è soltanto essere donne o essere uomini, ma è garantire che la diversità possa essere una risorsa e non un handicap. È questo che manca alla politica, l'accettazione della diversità come una risorsa, il fatto di parlare tra soggetti che possano avere punti di vista diversi. Troppo spesso ci si parla tra soggetti che la pensano magari con ricette politiche diverse, ma definite in modo simili. Quindi è la similianza, è la somiglianza più che la diversità ad essere premiata, e questa è sicuramente una perdita importante non soltanto nella moltiplicità dei punti di vista che si possono rappresentare, ma anche, è quello che io chiamerei pluralismo delle idee, ma anche nella capacità di innovazione nella scelta di soluzione. E questo, con questo direi di sì, e con questo la mia mente va subito all'idea della democrazia, perché no? Una vera democrazia deve essere plurale, certo, e quindi particolarmente interessante questa sua puntualizzazione. Allora, abbiamo attraversato la passione, la rabbia, adesso andiamo all'ottimismo, visto che siamo donne, sì, misurata, e noi siamo anche, abbiamo anche... Teriche, certo, però insomma sappiamo convivere sicuramente con le nostre emozioni anche durante un'intervista, per cui andiamo avanti, torniamo all'ottimismo riguardo al futuro e veniamo a questa questione della crisi che l'epidemia da coronavirus ha determinato, sta determinando, e all'immediato futuro, per cui c'è chi prospetta scenari apocalittici dal punto di vista economico,
Chi invece esageratamente magari ecco, esagera un po' con l'ottimismo dicendo ma sì, ce la faremo, andrà tutto bene. Allora lei, in quanto donna, in quanto economista, come vede questo cambiamento? Avverrà finalmente? Io dico finalmente, davvero ci riusciremo a cambiare anche il modello di sviluppo? Guardi, ho detto che sono ottimista, ma ovviamente cerco anche di essere realista e soprattutto credo che un buon economista debba sempre basare le sue analisi su due grandi R, che sono da un lato appunto il realismo, come ho appena detto, e l'altro il rigore. Quindi, per essere rigorosa devo dirle che è troppo presto per fare delle previsioni, onestamente. È come se noi fossimo nel mezzo di un uragano, o mi piacerebbe riprendere la parabola utilizzata dal Pontefice nella sua benedizione Urbi et Orbis, quando ha citato il brano del Vangelo in cui ci definiva tutti in una grande tempesta. Ecco, siamo nel mezzo di una tempesta e quindi è difficile prevedere che cosa accadrà. Intanto cerchiamo di uscirne vivi, questo è importante, e credo che il messaggio sia che bisogna uscirne uniti, lottando insieme, non certamente facendo interessi di parte. Questo credo che sia un messaggio da economista, ma anche da cittadina che mi sento di sottoscrivere. Uniti nella diversità, per ritornare a quello che dicevo prima, perché la diversità è un bene, è una risorsa e non è un handicap. Quindi non mi permetto di fare previsioni, però resto ottimista, come l'ho detto prima, perché credo, e questo ce l'hanno insegnato anche dei grandi economisti del passato, che ogni crisi, che in qualche modo è strutturale allo sviluppo del capitalismo, sia anche un'occasione per comprendere gli errori che si sono fatti e in qualche modo per correggerli. D'altra parte sappiamo tutti il detto, è umano sbagliare, ma non è umano ripercorrere i propri errori senza modificare le proprie scelte, no? Ovviamente avrei dovuto dire in latino, ma ho lasciato perdere la citazione latina originaria. Quindi cerchiamo di imparare dagli errori che si sono fatti per uscire da questa crisi. Allora, sicuramente un errore che si è fatto, che si continua a fare, ma questo l'hanno capito bene i nostri giovani, i movimenti Fridays for Future e movimenti simili, l'errore principale che si è fatto è quello di violentare il nostro pianeta. Ora, gli studi ancora sono carenti ed è ovvio che lo siano, però cito ad esempio uno studio appena uscito di colleghi dell'Università di Tor Vergata insieme all'Università di Oxford. È abbastanza evidente, sebbene non sia, ripeto, ancora robusta la dimostrazione dal punto di vista economico del risultato che le sto per citare, però è abbastanza evidente che c'è una forte correlazione tra lo sviluppo dell'epidemia e l'inquinamento ambientale. Possiamo vedere anche nel nostro paese, perché di fatto le regioni più colpite o i focolai che hanno poi generato il contagio sono in realtà le regioni più inquinate d'Italia. E questo ce lo mostrano bene le immagini che ci arrivano dallo spazio, no? Dai nostri satelliti, dove in realtà gran parte dell'inquinamento è proprio concentrato sulla pianura padana. Quindi non credo di dire nulla che i nostri ascoltatori già non sappiano. Ecco, quindi abbiamo decisamente violentato il pianeta. Allora credo che anche la ritrosia di grandi stati, uno per tutti, la Cina o gli Stati Uniti a sottoscrivere grandi accordi internazionali per il rispetto del pianeta e per la tutela dell'ambiente, credo che dovrebbero essere a questo punto davvero queste ritrosie, queste difficoltà, che ovviamente spesso si confrontano con grandi interessi economici, dovrebbero essere per una volta per tutte rimosse. Fatto questo, e quindi cominciando dall'elemento più importante, cioè il rispetto dell'ambiente in cui noi operiamo, e questo, come sa, porta il nome normalmente di Green New Deal, ne ha parlato la Commissione europea, se ne è parlato molto anche a livello di grandi istituzioni sovranazionali. Ecco, ho fatto questo, a questo verde io aggiungerei molto rosa e quindi arriverei a un bel color viola, come era il colore delle suffragette dell'inizio del secolo scorso. Quindi, come le dicevo, il riconoscimento di un ruolo paritario, di un ruolo equo per uomini e donne e per soggetti diversi. Quindi potremmo imparare tanto da questa crisi, in parte lo stiamo già facendo.
Basta pensare a quello che succede nei nuclei familiari con bambini. Sappiamo bene che questo isolamento, che questo confinamento ha portato a un grande appesantimento del lavoro svolto dalle donne all'interno dei nuclei familiari, donne che adesso si trovano a lavorare online, ma che allo stesso tempo si devono occupare dei lavori domestici, si devono occupare della cura dei bambini o degli anziani e quant'altro. Sono temi, credo, molto noti e di cui comunque la stampa sta parlando. Ecco, in questa occasione si spera, e in parte già si vede, un atteggiamento diverso ad esempio dei padri, un maggiore coinvolgimento nella cura dei figli, che sia il ruolo educativo o che sia semplicemente la parte ludica della vita di ogni bambino che va tutelata. La stessa cosa riguarda la divisione dei ruoli dal punto di vista domestico. Si vedono adesso anche sui social media uomini che spazzano l'aspirapolvere piuttosto che ci danno da fare non soltanto in quei piccoli lavoretti che piace tanto agli uomini di casa fare, ma anche in quei altri lavori più comuni, giornalieri, come lavare i piatti o appunto rifare un letto, che invece ovviamente resta un appannaggio naturale e attitudinale secondo le norme sociali che citavo prima delle donne. Quindi ripeto, sono piccoli cambiamenti della vita quotidiana che però possono produrre grandi cambiamenti nella struttura delle nostre società, e credo che questa crisi, che è così domestica, così legata anche al lavoro di cura, possa essere davvero un'occasione per cambiamenti.